Proprio oggi che c'era Bayer e Stoccarda. Si vede in casa. Si vede. Harry? Sì, ispettore. Guarda se puoi fare qualcosa. È già cominciato. Non si vede, ispettore, non riesco. Non so riesci, perché. Quando vedi firme su, se riesci. Cammina, vai. Vai, vai. Posso continuare? Tu che cazzo ci stai a fare? Devi parlare, hai capito? Devi confessare, devi confessare. No, ballerina classica Frauschenberg, devi confessare. Harry, tu sei una socca. Harry, Harry. Sì, ispettore. Tu non farai mai carriera nella polizia. Perché, ispettore? Ma perché questa non è la grande ballerina Carla von Frauschenberg. E chi è, ispettore? E Gianni Dogni Cavaruca, come si chiama ballerina, porto io. Harry! Sì, Harry. Ispettore? Signor Tongenberg? Lei è un buon conduttore? Provare per credere, ispettore. Orientemelo un po' a nord-est, verso il satellite. No? Butta dentro. Vai. Buono, fermo, fermo, fermo. Si vede, ispettore. Perfetto. Non te muove, non muove. Si vede. Vai. Vai. Sì, ispettore. Vai. E che cazzo, morta, porta gli alla morte. Come stare fuori? Ha pure segnato il Bayern. 3-0, vaffanculo. Porta pure gli alla. Oh, funziona, ispettore, ah, visto? Funziona, sì. Guarda, roba, io. Che hai visto fare, ispettore? Guarda che voce, Harry. Niente, buono. Buono, sì. Vedete, vedete. Shhh, la faccio spegnere. Che spegnere per me, abbassa. Che passo. Pronto? Sì? Sì, ispettore, mi dica. Sente ansimare? No, si sta sbagliando, mi dica. Sì? 45 coltellate? Ma galleggiava oppure era sotto? Addirittura? Sì? Veniamo subito. Sia tranquillo. Arrivederci, ispettore. Harry? Sì, ispettore. Hanno accoltellato l'istruttore di nuoto della palestra Body Fottenberg in Erichstrasse. Dobbiamo andare. Andiamo subito. Che andiamo subito? Vedete che firma il sosso? No, aspetta, non si preoccupi. Io racconto, io non so come va a finire. Perché lei poi lo prende, lo mette sul tavolino. Gliela carica, arriva l'amico suo. A memoria, lo sai. Lo sdraia per terra. A piarbi a me pure. Tanto non lo fa guida, vero? Sosso che non sei altro. Heinz, fai, trai. Venga, vi faccio vedere. Mi raccomando, ispettore, non si faccia accorgere niente, sennò qui mi rovina tutto. Qui stiamo via tutti. È successo tutto dall'altra parte. Io ho spogliato io dalla piscina. Harry, guarda. Sì, ispettore. Fammo le robe. Però, ispettore, non è il momento, però. Harry? Sì, ispettore, ma non è il momento, scusi, ma. Ciu! 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 Ispettore. Mortacci tu. Gli ho detto, ispettore, che prima o poi gli menavano. Ispettore, venga, gli occhiali. Gli occhiali, ispettore. Ispettore, gli occhiali! Li porto io, l'ispettore, gli occhiali. Su! Ispettore, venga, faccio strada. Diretto, diretto! Che c'è? Ma te lo hanno ammazzato uno! Ma zitto, ma che sta di? State zitto! Mi scusi, ispettore, le presento Ronin, il nostro istruttore di tennis. Che bello! È lui, eh! Io lo vedo sempre in televisione. L'hanno riconosciuto, ispettore? Carta e penna che... Voglio fare l'autografo! È proprio il tenente Colò. Vattene a fanculo. Io te caccio via, mannaggia. Derrick, scusi, ispettore, ispettore Derrick. Guardi, grosso modo. Grosso modo al cazzo. Mica mi devo iscrivere, mi sta facendo girare tutto il circolo. Porca di quella soccola puttana infame. Io vorrei sapere chi è quel grossissimo stronzo. Ispettore, quello lì è il famoso Erich von Tattenberg, famoso campione del mondo di tennis. E chi se ne frega? No, ispettore, scusi, ispettore. Guardi, non l'ha ispettore, fatta aspetti. Scusi. Dica un po'. Ispettore, stia calmo. Dica un po', che stia calmo. Stia calmo. Dica un po'. Sono molto contrariato, cari ispettore Derrick. Molto contrariato. Non so se lei si rende bene conto di aver interrotto l'allenamento di un campione del mondo. E nessuna indagine di polizia giustifica un comportamento di questo tipo. Ragion per cui mi vedo costretta formalmente a mandarla a fanculo. Ispettore, colgo inoltre l'occasione per manifestare il profondo disprezzo per la infima qualità dei suoi telefilm. Essi sono scheisse. Merda, vuol dire, ispettore, merda. Sì, merda, tradotto bene. Scheisse, scheisse, scheisse. Merda, merda, merda. Inspector Derrick, gli sta in grosse scheines. Lo lasci perdere, ispettore. È fatto così, è forazzico. Lo lasci perdere, ispettore, che quello non capisce merda, niente. Merda, venga, merda, pensa all'indagine. Tacci fa sempre tua. Così, lo fa ma giocare da solo, vede? Ha capito, direttore? Bei soci a lei. Ha detto che il mio telefilm è una merda. Affanculo! Porca... Ma che cazzo? Ispettore, ma chi è? Ma che è il commissario Renzi? È già arrivato il commissario Renzi. È già arrivato, ma come fa a fare le cose sempre prima questo? C'è sta la minaccia, sta. E scusi, ispettore, ma... Ecco il morto, ispettore. E pensare che era il socio mio più anziano. Mi piaceva tanto notare. Buonasera, commissario Rex. Vedi, Harry, secondo me devono aver toccato... No, non tocchi, ispettore. Stiamo attendendo la scientifica. Arriverà fra qualche minuto.
Lei è? Sono l'agente Shelton Flamenberg, l'attendente del commissario Rex. Dicevo, Harry, secondo me hanno scavalcato e dopo... No, non tocco! Che cazzo, però... Che faccio, io meno, ispettore? Meglio, ormai c'è tocca questo. Porca miseria. Ispettore, volevo dirle che se questa volta il commissario Rex non dovesse trovare la strada di casa questa volta, volevo dirle che sono sempre stato un suo grande ammiratore. Mi prende a lavorare con lei, commissario. Oh! Beh? Che mi ruba il posto di lavoro a me? Io lavoro solo con Harry. Grazie, ispettore. Che grazie, a te te posso menare, questo c'ha la pistola. Chi è? Chi canta? Ispettore, guardi un po' chi c'è. Anche lei qui, signora Fottenberg? Che piacere, ispettore Derrick. Il piacere è tutto mio. Non è mio. No, no, è mio. Non è mio. Cosa fa qui, signora Fottenberg? Ah, niente, praticamente sono venuta qui con mio marito, ho portato un po' a notare. Ho lasciato in giro, adesso infatti ho fatto una doccia. Ma che doccia, ispettore? Che non vede che è vestita? Scusa. Harry? Sì, ispettore. Ma perché non hai mai fatto la doccia con la maglietta? Io no, ispettore. Conosceva la vittima, signora Fottenberg? Venga qui, signora Fottenberg. Non si preoccupi. Conosceva la vittima? Era mio marito. Suo marito? Sì. Beh, ragazzo, che è nuotatore? No, non sapeva nuotare veramente. Infatti speravo che affogasse. Signora Fottenberg? Sì? Sia tranquilla. Vedrà che tutto si risolve. Lei mi trova bello, signora Fottenberg? Bellissimo. Si vede il tupè? No, che non si vede. Il tenente Colombo mi fa? Non si può dire. Il cane Rex è un? È un cagnaccio. Oh, so io che è un cagnaccio, ha detto. Scusi, ispettore. Harry? Sì, ispettore. Andiamo, il caso è perfettamente risolto. Ma come? Commissario Rex, l'aspetto in macchina, voglio parlarle di questo caso. Direttore? Dica. 2-15 mesi di Harry, mi raccomando, secondo te butto dentro a te, Ispettore, ma vuole? E si ricordi di Harry? Pure? Certo. Commissario Rex, mi aspetti qua, vado a parcheggiare e arrivo subito. Harry, fa scendere il commissario Rex. Prego, commissario. Vai, bocca, bocca dentro, bocca, vai. Vai, 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 gettate da sto cazzo di cane, vai qua dentro. Sto cazzo di cane, voglio ispettore, vedere. Ma è contro la legge. Ancora, fatto di cazzi tu, va. Qualora il caso non dovesse risolversi... Qualora il caso... Dai. Dove risolversi? La colpa sarebbe esclusivamente di risolversi. Harry. Punto punto a capo. Distinti punto. Salutenberg, eccetera, eccetera, eccetera. Distinti sal. Ha finito, quanto cazzo c'è vita a schiena lettera? Andiamo, no? Scusi, ispettore. Che c'è, Harry? Ti vedo nervoso. Ispettore, forse è meglio che non fuma, potrebbe farle male. Harry? Sì, ispettore. Hai letto il cartello? Sì, ispettore. Il fumo nuoce alla salute di Harry. Harry, sì. A me mi fa un cazzo, forza, andiamo. Patafari dove? So. Comunque, Harry, se ti dà fastidio, sì, ispettore. La spengo. Fa male? No, ispettore. Hai visto, Harry? Il sì. Fumo non fa male, chi è? No. Sì? Non è rientrato? Mi sembra strano. È rimasto con me in piscina fino alle 16:30. Va bene. Ha provato col Schappenberg? Mi faccia sapere, siamo molto preoccupati io e Harry. Arrivederci. Arrivederci. Tappi under culo, stanno ancora a cercare quel cazzo di cane. Ma aspetto, gli avevo detto di non abbandonarlo sulla strada. E fatti i cazzi tu, non sei contento, l'ho levato dai coglioni, andiamo, no? Sì, ma c'è stata la protezione animali che c'è. Capirai, sulla Laurentinenberg, e quando torna? Harry? Sì, ispettore. Che ne pensi del caso Fottenberg? Non ho dubbi, ispettore. È stata la signora Fottenberg. Perché? Aveva scoperto che suo marito, noto istruttore di nuoto sincronizzato, aveva una relazione con la signorina Nymphomenberg, allieva della squadra di nuoto. Quel giorno si è nascosta nell'armadietto, negli spogliatoi, ha aspettato che il marito avesse l'amplesso e finisse le sue zozzerie e poi ha aspettato che il marito uscisse dall'acqua della piscina per pugnalarlo alle spalle. E poi aspettò, ciao, te mai sporche di sangue. Harry? Sì, ispettore. Tu non farai mai carriera nella polizia. Perché, ispettore? Ma perché è logico. È stato l'istruttore di subacquea. Genio. L'istruttore di subacquea. Ma se c'hanno anche le bombole in piscina?